Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Presenze Cacciatore di Fantasmi. Io sono Luca, con me c'è il mio collega Angelo. Ciao a tutti, bentornati. Oggi vogliamo appunto parlarvi della strumentazione che usiamo durante i nostri sopralluoghi, appunto nelle nostre indagini. Abbiamo portato tutta la strumentistica che usiamo e adesso Angelo ci illustra nel dettaglio La la strumentazione che strumentazione. utilizziamo nei nostri sopralluoghi. Ecco, come potete vedere, qui abbiamo un Gauss Master, che è in sostanza uno strumento che serve per la rilevazione di anomalie di campo elettromagnetico, perché stando ai vari studi effettuati nel campo delle apparizioni spettrali e quant'altro, pare che questo tipo di manifestazioni energetiche creino delle fluttuazioni, delle variazioni, talvolta anche notevoli, di campo elettromagnetico. E questo tipo di strumentazioni, in effetti, certo, possono dare origine anche ai cosiddetti falsi positivi, ovvero ci possono essere delle variazioni di campo elettromagnetico che tuttavia possono essere generate da motivazioni assolutamente naturali, spiegabilissime, quali possono essere ad esempio un ripetitore, quale può essere ad esempio una dispersione di corrente elettrica, persino anche il campo elettromagnetico sviluppato da un cellulare, magari in fase di chiamata o in fase di ricezione, invio, ricevimento di messaggio, può provocare questo tipo, diciamo, di fluttuazioni. Però è anche vero che avendo, diciamo, pratica di questo tipo di analisi, si può certamente vedere l'anomalia elettromagnetica dovuta a fenomeni assolutamente spiegabili e razionali, rispetto invece alle anomalie, alle fluttuazioni, i cosiddetti spikes elettromagnetici, che in realtà sono invece generati potenzialmente da anomalie di natura, diciamo, paranormale. E questo dipende anche dal movimento effettuato dalla lancetta che abbiamo all'interno del quadrante del display del rilevatore di campo elettromagnetico. Questo è uno dei tanti, dei diversi, disponibili attualmente per effettuare questo tipo di indagini. Noi ci avvaliamo ad esempio appunto di questo Gauss Master, che è appunto un rilevatore di anomalie elettromagnetiche. In realtà ve ne sono anche degli altri, di rilevatori che noi utilizziamo. Per esempio, quello che adesso vi sta mostrando Luca, si chiama Tri-Field Meter, viene anche chiamato elettromagnetografo, e questo qui è certamente, probabilmente, possiamo definirlo come il top nell'ambito delle rilevazioni di fluttuazioni di campo elettromagnetico. È certamente più sensibile, ma anche più affidabile rispetto sia al precedente visto, il Gauss Master, e quello che vedremo in seguito, il famosissimo K2. Perché il Tri-Field Meter rileva campi di natura elettromagnetica, ma soltanto di origine biologica. Ovvero, se voi utilizzaste questo rilevatore di campo davanti, per esempio, ad un cellulare, ovvero ad una dispersione, per esempio, di corrente elettrica, vi accorgereste che rimarrebbe assolutamente immune da questo tipo di dispersioni il rilevatore in questione, perché appunto non rileva delle fluttuazioni di campo elettromagnetico di natura artificiale, quali appunto cellulari, ripetitori, TV, dispersioni di corrente, ma rileva semplicemente quelle prodotte da, come dire, biologicamente da un corpo. E certamente quando noi utilizziamo questo tipo di rilevatore bisogna fare in modo che sia abbastanza lontano da noi. Perché basterebbe anche, per esempio, avvicinarsi con una mano e vedreste, sia pure flebilmente, debolmente, muoversi il rilevatore del campo elettromagnetico sviluppato in effetti anche dal nostro corpo. E certamente l'azione di questo tipo di rilevatore in caso di presenze è decisamente più anomalo, perché fluttua in maniera molto più rapida, molto più improvvisa, arrivando a 20, 30, 40 milligauss, che è l'unità di misura che si utilizza per valutare questo tipo di fluttuazioni. Questo
Quindi questo, quando fluttua, certamente potete escludere che lo faccia per delle motivazioni di natura artificiale. Diciamo, Quindi se arriva 1 a 2, ci sta. ci sta. Se va oltre il 2 a 3, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va perché esclude totalmente i campi di natura artificiale. È decisamente più affidabile, insomma. Possiamo andare oltre, e beh, questo qui è il classico, questo è il famosissimo K2, che è un rilevatore di campo che probabilmente avrete anche visto voi, cari amici del web che ci ascoltate e che ci guardate, sicuramente saranno, come dire, tante volte vi sarà capitato di osservare questo strumento in alcune trasmissioni televisive che si occupano naturalmente, di indagini, sul paranormale, sulle apparizioni spettrali. Questo qui è senz'altro un buono strumento, sensibile, però, ahimè, come dicevamo, anche come lo stesso Gaussmesser, sottoposto, suscettibile ai cosiddetti falsi positivi. È il meno affidabile degli strumenti. È, diciamo, meno affidabile, benché sia molto, diffuso, perché certamente è assolutamente alla portata di tutti, l'utilizzo è molto semplice, molto intuitivo. In effetti, come potete vedere, vi sono dei LED che valutano e che misurano a colpo d'occhio l'intensità delle fluttuazioni elettromagnetiche, andando in sostanza da un minimo di 1,5 mGa a oltre 20, quando indica un campo elettromagnetico particolarmente forte, e tuttavia è uno strumento che dà origine appunto a dei falsi positivi, ovvero bisogna stare attenti a che tipo di fluttuazione effettua, a che tipo di fluttuazione registra per potervi rendere conto se vi trovate dinanzi ad un fenomeno apparentemente inspiegabile o difficilmente spiegabile ad un qualcosa che invece è assolutamente spiegabile razionalmente. Andiamo avanti. E questo è interessante. Quello che vi mostra adesso Luca è un termometro ad infrarossi che valuta in sostanza le differenze di temperatura in un ambiente. In un ambiente certamente non vastissimo, non particolarmente esteso, ma è uno strumento utile per valutare la presenza di eventuali hotspots o cold spots, meglio ancora, che sarebbero in sostanza i punti caldi, ovvero punti freddi. Perché, stando alle indagini effettuate in quest'ambito, quando vi è una presenza paranormale, una presenza spettrale, spesso e volentieri si verificano improvvisamente ed inspiegabilmente dei repentini abbassamenti di temperatura. Beh, ovviamente bisogna escludere tutti quegli abbassamenti eventuali che potrebbero esservi spiegabilissimi razionalmente, e tuttavia in ambienti perfettamente chiusi, in cui non vi sia la possibilità di magari di spifferi, di fessure e quant'altro, il fatto che una temperatura da prima stabile possa di colpo cadere di 10-20 gradi è certamente un qualcosa di piuttosto anomalo. Ebbene, questo rilevatore, è in realtà appunto un termometro, lo utilizziamo nei nostri sopralluoghi proprio per valutare eventuali cadute libere, potremmo dire, di temperatura in senso chiaramente inspiegabile. Possiamo andare oltre. Questo è un altro strumento che utilizziamo. Ed è senza dubbio uno dei migliori. Noi abbiamo avuto diverse esperienze molto interessanti con questo registratore. È un registratore EVP, dove EVP è un acronimo inglese che sta per Electronical Voice Phenomena. Ed è in sostanza il fenomeno delle voci elettroniche, cioè in sostanza il fenomeno di voci o anche di suoni anomali prodotti da, diciamo, entità presenti in un determinato luogo. Noi abbiamo avuto modo, per esempio, di utilizzarlo in tanti sopralluoghi e i risultati più eclatanti che abbiamo ottenuto, che peraltro abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito internet, abbiamo avuto diverse, come dire, prove a riguardo sulla presenza di entità, ad esempio, nel lazzaretto di Gavirate e nel bosco di Orino, nei pressi del castagno infestato nella Rocca. Abbiamo avuto modo di registrare delle voci assolutamente inspiegabili, delle voci che erano lì con noi, che noi non abbiamo avuto modo di sentire al momento e che abbiamo avuto modo invece di ascoltare una volta analizzati i file al computer, perché questo qui è un registratore all'infrasuono, cioè in sostanza percepisce anche i suoni che naturalmente l'orecchio umano non riesce a cogliere. Possono esservi anche naturalmente frequenze altissime, ovvero bassissime, ci sono registratori all'infrasuono e all'ultrasuono che percepiscono questo tipo di frequenze non udibili dall'orecchio umano. E quando abbiamo avuto questi risultati davvero molto interessanti,
Noi lì al momento non abbiamo ascoltato e sentito assolutamente nulla. Li abbiamo trovati, registrati, una volta analizzati i file. Uno strumento utilissimo per chi volesse effettuare questo tipo di indagini. Possiamo andare avanti. Beh, questi sono naturalmente degli strumenti di supporto che si utilizzano tanto per le fotocamere quanto per le videocamere. Sono delle fonti luminose esterne, sono vari LED, come potete vedere. Uno è all'infrarosso, scusate, e questo qui invece è switchabile, come potete vedere vi sono qui due switch, potete decidere voi se attivare l'infrarosso, ovvero l'ultravioletto, perché in effetti la maggior parte di queste, diciamo, entità, quando vi sono, occupano delle porzioni particolari dello spettro della luce e sovente è una porzione di spettro non visibile dall'occhio umano. Quindi trascende la luce visibile, quello che non potrete mai vedere ad occhio nudo, e che non potrebbero vedere neppure le fotocamere e le videocamere normali. Queste sono in sostanza delle fonti luminose esterne che vengono applicate a apposite fotocamere e videocamere modificate, prive di filtri, che consentano di vedere anche ciò che l'occhio umano non riesce a vedere, cioè l'ultravioletto e l'infrarosso, dove sovente si nascondono, per modo di dire, questo tipo di entità quando vi sono. Andiamo avanti, e qui abbiamo una fotocamera. Questa è una fotocamera full spectrum, viene definita, perché appunto è a spettro intero della luce visibile, cioè in sostanza non filtra, non si vede qui semplicemente la luce che vede l'occhio umano o che vede una fotocamera, diciamo, normale, fra virgolette. Questa vede praticamente tutto, vede la luce visibile e vede soprattutto quello che a noi interessa maggiormente quando facciamo queste analisi, in grado di vedere al buio, naturalmente. E parliamo, cioè, in sostanza full spectrum, vede anche l'infrarosso e l'ultravioletto. E qui applichiamo gli illuminatori che abbiamo potuto vedere poc'anzi. Questa è una full spectrum. Mentre ce n'è un'altra che adesso Luca vi mostrerà. Questa è un'altra fotocamera che noi utilizziamo. Questa è invece semplicemente all'infrarosso, vede solo l'infrarosso rispetto alla precedente che Luca vi ha mostrato, che è invece una full spectrum, vede anche l'ultravioletto. Questa qui, vedete questi LED qua, vede semplicemente, per così dire, l'infrarosso. Anche qui si applica, volendo, uno degli illuminatori che vi ho mostrato per avere una fonte di luce esterna che vi consenta di vedere meglio al buio e di filmare, eventualmente, o fotografare qualcosa di anomalo. Andiamo oltre. Siamo quasi giunti a conclusione della nostra strumentazione. Questo qui è un geofono, cioè in sostanza è un rilevatore di vibrazioni, e questo viene utilizzato per rilevare eventuali rap, i cosiddetti colpi che si avvertono talvolta in questo tipo di manifestazioni di eventuali entità presenti. Beh, naturalmente bisogna poi capire la motivazione per cui vi sono questi colpi, battiti, che ovviamente possono essere sempre comunque dovuti a fenomeni assolutamente naturali, ad animali, ad assestamenti dell'abitazione in questione. Possono essere dovuti a scricchiolii, appunto, di natura strutturale. Quindi andiamoci calmi quando avvertiamo magari colpi, rumori, non attribuiamo subito una motivazione paranormale a questo. E questo è uno strumento che può aiutarci a rilevare innanzitutto qualche vibrazione se c'è, e poi bisognerà cercare di capire la fonte, da che cosa questo possa essere procurato, per quale motivo avvengano queste eventuali vibrazioni. E poi, dulcis in fundo, andiamo con l'ultima strumentazione, che è in sostanza una videocamera modificata, ed è anche questa una videocamera full spectrum, come dicevamo prima, esattamente come la fotocamera vista in precedenza, full spectrum, ovvero vede l'infrarosso e l'ultravioletto. Qui abbiamo già incorporato in sostanza un illuminatore, una fonte di illuminazione esterna, questa è all'infrarosso. E ci consente naturalmente meglio di poter vedere quello che filmiamo, ma soprattutto risulta essere un po' una sorta di surrogato di una torcia. Ci consente di vedere meglio al buio, un fascio di luce invisibile agli occhi, ma che ci permette di vedere, di illuminare l'ambiente in cui effettuiamo i filmati, e che naturalmente può permetterci eventualmente di filmare o di fotografare potenziali entità. Qui termina la nostra disamina della strumentazione che utilizziamo nelle nostre indagini, che abbiamo utilizzato peraltro diverse volte nei territori del Varesotto, e naturalmente bisogna stare ovviamente attenti alla valutazione poi dei responsi dati da questi strumenti e non andare subito a pensare che si tratti magari di paranormale. Ovviamente
ci sono tantissimi altri strumenti che noi ancora no, non abbiamo, ma per motivi anche, tra virgolette, diciamo economici, perché comunque è una strumentazione abbastanza costosa. E pian pianino Aumentiamo il parco aumenteremo il macchine. parco macchine aumenta e infatti vorremmo prendere anche una videocamera termica o un qualcosa ancora che ci dia ancora più certezze Sì, durante un un. REM pod, tanta altra strumentazione, un Ovilus, insomma ce ne sono degli altri, non andiamo troppo nel tecnico, ma che potrebbero certamente aiutarci ulteriormente nelle nostre indagini. Pian pianino vedremo di prenderlo, diciamo. Esattamente. La puntata termina qui. Vi E ci vediamo naturalmente alla prossima. salutiamo e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.